Un applauso che abbraccia la bara Chiara, coperta di fiori gialli e rossi. I palloncini volano in cielo, un cuore che si alza e se ne va. L'ultimo saluto a Pietro Benfatto, il 17 diciassettenne padovano morto domenica all'alba in un tremendo incidente stradale mentre era alla guida dell'auto dei genitori. Il dolore della famiglia del ragazzo, le lacrime dei tanti amici e conoscenti che hanno affollato la chiesa e il sagrato della parrocchia di San Carlo nel quartiere Arcella. Il tuo sorriso non avrà mai fine, si legge nello striscione che gli è stato dedicato. Il messaggio del sacerdote è rivolto soprattutto ai giovani scossi dalla morte del loro amico. La parabola dei talenti è stata scelta per ricordare la breve vita di Pietro, un ragazzo amante della musica trap, impegnato nello sport come arbitro. Non sprecate la vita, non sprecate i vostri talenti, è lì che Pietro continuerà a vivere, ha detto don Diego Cattelan, cercando di spiegare una morte difficile da accettare. Sul piano delle indagini, intanto, la Procura ha aperto un fascicolo sulla morte del 17enne. L'incauto affidamento del mezzo non è un reato penale, ma il magistrato vuole capire perché alla fine il ragazzo non abbia fatto guidare l'amico maggiorenne a cui la madre aveva affidato le chiavi dell'auto.